Siamo a Torino, siamo nel Parco Dora, un parco che è un po' il simbolo della trasformazione di Torino da città industriale a città sostenibile. Torino è una città che sta lavorando veramente da parecchi anni alla transizione energetica, perché essendo una delle città più inquinate d'Italia, ovviamente è anche quella più stimolata a cercare di modificare il proprio assetto tecnologico per arrivare poi a avere una città più sostenibile. Dal punto di vista della decarbonizzazione, sostanzialmente la prima parte è quella legata ai riscaldamenti. Noi siamo la città più teleriscaldata d'Italia, il 50% di Torino è teleriscaldato, questo consente di risparmiare circa 900.000 tonnellate all'anno di CO2, che devo dire è una bella cifra, e quindi siamo molto orgogliosi di questo. Ma allo stesso tempo, oltre alla decarbonizzazione legata appunto al teleriscaldamento, stiamo modificando e sostituendo tutti i mezzi aziendali, quelli delle nostre municipalizzate, con mezzi elettrici, e oltre a questo anche siamo la città con più mezzi elettrici del TPL, quindi del trasporto pubblico locale. Infine stiamo iniziando a costruire per il futuro anche il percorso dell'idrogeno, della mobilità a idrogeno. 15 anni fa è stato il primo posto in Italia dove si è sperimentato l'idrogeno. Proprio in questo parco, vicino a questo parco, c'è MB Park, che è un'area dove si sperimentava e si sperimenta ancora le nuove tecnologie, e 15 anni fa il primo bus a idrogeno veniva sperimentato qui. Quindi Torino è una città fortemente orientata verso la sostenibilità e verso la sostituzione dei mezzi tradizionali con mezzi a idrogeno, elettrici e comunque alla decarbonizzazione.